Buongiorno, buongiorno a tutti. Questo è il secondo incontro che facciamo in piazza. Stiamo seguendo questo percorso. Da un lato utilizzare i mezzi nuovi di informazione, il web. Anche questo incontro sarà registrato ed è possibile poi rivederlo nella web TV del mio blog Raffaele Barone WordPress. E poi l'incontro in piazza, che secondo me è fondamentale. Io l'ho detto sin dall'inizio, la mia candidatura è portare idee e progetti che si possono realizzare e favorire la partecipazione. Quello che noi abbiamo proposto in fondo ancora non è un programma, sono dei punti che possono essere degli spunti per ragionare e costruire insieme lo sviluppo di Gran Michele. Non mi stancherò mai di dire in questa campagna elettorale che il tema principale è il lavoro e l'occupazione. Parleremo esclusivamente di questo. Naturalmente ogni competizione elettorale, ogni candidato ha le sue ambizioni. Onestamente devo vedere che nella nostra terra, e compreso Gran Michele, non è che ci siano grandi idee, ci siano progetti, e per questo mio impegno è portare progetti, ragionare insieme. La cosa che mi conforta dalla scorsa settimana a questa settimana, ho avuto modo di parlare con diverse persone che hanno colto il senso di questi incontri, che ogni punto è uno spunto. La scorsa volta abbiamo parlato del parco archeologico, alcune persone hanno cominciato a ragionare di ripensare a questa città come una città d'arte, una città che a partire dalla cultura può creare occasioni di lavoro. Io ho sempre detto, sin dal primo incontro, che Gran Michele risolve i suoi problemi insieme agli altri comuni, insieme alle altre comunità, perché la nostra comunità è un bacino unico, il Calatino. Infatti alcuni sono venuti a suggerirmi: dobbiamo mettere in rete i musei, dobbiamo mettere in rete la città per i beni culturali, dobbiamo attivare i beni archeologici come un bene, dobbiamo utilizzare questa piazza come un luogo di incontro. La gente che va a Caltagirone, che è una città riconosciuta dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità e fa parte della Val di Noto, dobbiamo trovare un modo perché passi da questa città. Dobbiamo creare delle occasioni, non solo degli eventi, ma sviluppare bellezza, cultura. Abbiamo un sacco di artisti con cui dobbiamo riprendere un discorso di arte e di cultura alta che possa attirare gente in questa nostra bellissima piazza. Guardate che ci sono pochissimi impianti urbanistici come la nostra nel mondo, però non l'abbiamo saputo vendere, non l'abbiamo saputo promuovere. Ecco, oggi noi continuiamo questo discorso di proporre idee e progetti fattibili. Oggi continuiamo questo discorso. Insieme a me ci sono quattro donne che ringrazio. Ringrazio per essere qui, per partecipare a questo incontro: Agata Scirè, Concetta Coppoletta, Sheila Scerba e Cristina Navarra. Due sono di Gran Michele, protagonisti nella nostra città. Due persone vengono da Caltagirone proprio per dare il segnale che noi costruiremo insieme lo sviluppo di questa nostra città. La nostra città deve avere questa ambizione di avere una funzione propositiva per lo sviluppo di tutto il Calatino, e parleremo di progetti concreti. Parleremo oggi di microcredito, parleremo di distretti produttivi e soprattutto parleremo dei servizi alle famiglie, dei servizi sociali, delle risposte che le persone possono avere rispetto a un disagio o una difficoltà. E Cristina Navarra, che ringrazio per essere qui, ha fatto per 10 anni, è stato uno degli assessori più bravi, non del nostro comprensorio,
sempre dico dell'Italia, perché è stata chiamata anche a Trieste a portare la propria esperienza. La propria esperienza, l'assegno servizio, sta diventando un modello nazionale su come organizzare i servizi innovativi per il futuro. Quindi io inizierei dando la parola ad Agata Scirè. Agata Scirè è espressione del mondo del lavoro, vive a contatto con le difficoltà, con i problemi che le persone hanno ogni giorno, e gli ho chiesto di parlare della sua esperienza e di parlare con il cuore. Passo la parola a Agata Scirè. Come vuoi. Buongiorno a tutti, io sono Agata Scirè, la responsabile della CGIL di Gran Michele. Sono qui stamattina perché Raffaele Barone mi ha invitato ad esprimere le mie idee per dare un contributo al nostro progetto per lo sviluppo di Gran Michele. Purtroppo, con il lavoro che faccio, constato giornalmente che la grave crisi economica e occupazionale che tutti noi stiamo attraversando. Sono dall'idea che dobbiamo ripartire dal mondo del lavoro, dai giovani, e per fare questo dobbiamo dare più ossigeno alle imprese artigianali e industriali del nostro paese. Per questo concordo con il progetto del microcredito alle imprese, che dopo spiegherà la dottoressa Scerba. Così facendo, dando ossigeno alle imprese, creeremo nuove opportunità di lavoro. Un altro modo per creare opportunità di lavoro sarebbe quello di attingere ai fondi europei per la ristrutturazione di tutto il nostro paese. Inoltre dobbiamo migliorare i servizi sociali, soprattutto per quanto riguarda gli anziani, i disabili e le persone economicamente disagiate, creando nuovi servizi come per esempio centri di ascolto, le borse lavoro per dare sostegno alle famiglie a basso reddito e avviare subito i cantieri di lavoro. Dobbiamo poi inoltre creare e sostenere le imprese agroalimentari locali nostre, del nostro paese, per la trasformazione dei nostri prodotti locali. Un'altra particolare attenzione che la futura amministrazione comunale deve porre è al problema della forestale, costruendo una politica che soprattutto tuteli la salvaguardia dell'ambiente, del territorio e dei boschi, contrastando il dissesto idrogeologico del territorio, avviando pure ed istituendo una cabina di regia che servi soprattutto ad ottimizzare al meglio tutte le risorse finanziarie possibili. Queste in sintesi sono tutte le mie idee, come potete vedere, basate soprattutto sul lavoro, che spero che insieme al candidato sindaco alle primarie Raffaele Barone ci impegneremo a realizzare. Grazie. Brava, grazie. Grazie. Io oggi volevo parlare di due cose. Il microcredito, voi sapete che ne parlano tutti, c'è anche Grillo, in qualche modo lo considera uno degli interventi principali che ha proposto, però no, non parte. Noi qui da qualche anno invece realizziamo il microcredito come un'opportunità di aiuto, di sostegno sia alle persone che vogliono fare microimprese che alle famiglie. L'idea mia un po' più grande è quella dei distretti produttivi, ne parlerò dopo. Adesso passo la parola alla direttrice della Fondazione Microcredito e Sviluppo, che è un progetto dei comuni del Calatino che a Gran Michele non è stato utilizzato. E quindi io spero che possa essere utilizzato da domani mattina, è un progetto praticabile, ne parlano tutti, noi lo facciamo, per questo dico progetti che si possono realizzare subito. I nostri programmi vengono analizzati, registrati, ascoltati. Qualcuno ha ripreso la questione la questione dei cantieri di lavoro. Lo voglio riaffermare perché io sono il primo che propone l'impresa che sta sul mercato. Ma guardate, se leggete i giornali stamattina, al nord stanno avviando la cassa integrazione per centinaia di migliaia di cittadini. Da noi, con la disoccupazione che c'è, i cantieri di lavoro per noi sono la nostra cassa integrazione, e quindi la rivendico come possibilità. Dobbiamo
spingere ad avere in questo momento di difficoltà estrema delle famiglie la possibilità di lavoro, in modo tale che le persone abbiano quelle poche risorse economiche per vivere, per spendere, per far circolare denaro, perché la cosa più grave che c'è in questo momento è che manca la circolazione del denaro, del lavoro. Sospiro, c'è questo, per questo io lo rivendico ancora di più. A me queste cose un po' così radical chic mi fanno non mi piacciono. Io penso che noi abbiamo progetti importanti, anche questo del Bicocredito, che è sempre un progetto piccolo, ma è un progetto importante perché può creare opportunità. Ecco, quando si dice startup d'impresa, la possibilità di aiutare i giovani, di aiutare le persone in difficoltà che non hanno denaro per iniziare un'attività, noi possiamo prestare i soldi a tasso zero e senza interesse e senza garanzia. Però di questo ne parlerà benissimo Sheila Scelba, che ringrazio per essere qui stamattina. Grazie Sheila, ti passo la parola. Intanto ringrazio io Raffaele per l'opportunità che mi dà di stare qui oggi con voi. Che cos'è il microcredito? Il microcredito consente a chi ha un'idea imprenditoriale di poterla realizzare senza delle reali garanzie. Sappiamo tutti che il sistema bancario tradizionale prevede per ottenere un prestito delle garanzie, che sono il possesso di beni materiali o comunque buste paghe. Con il microcredito, per come l'abbiamo organizzato in questo territorio, occorre un'idea progettuale. Viene valutata l'idea, e se l'idea viene ritenuta fattibile, la persona che presenta la domanda può ricevere un finanziamento che va dai 3.000 ai 15.000 euro nel caso in cui si è giovani, fino a 35 anni. Invece per chi ha superato questa soglia di età, il prestito viene concesso fino a 10.000 euro. Il prestito, e si tratta ovviamente di un prestito, perché secondo me dobbiamo ripartire innanzitutto dalle persone. E poi dobbiamo dimenticarci i danni che ha fatto l'assistenza. Ecco, il microcredito non è un'assistenza. Chi vuole avviare un'attività imprenditoriale chiaramente riceve un prestito. Questo prestito va restituito, perché in questo modo il fondo di garanzia potrà servire ad altre persone che intendono realizzare delle piccole attività imprenditoriali. I prestiti vengono restituiti in piccole rate da 24 a 48 mesi. Il tasso di interesse è bassissimo, non è zero. Parliamo di un Euribor a 3 mesi più l'1% di spread, in atto non più del 2%. Quindi capite che viene quasi restituito interamente il capitale. Lo facciamo però con che modalità? Noi non siamo una banca, quindi non diamo dei prestiti e non incontriamo i beneficiari. Lo facciamo incontrando le persone, ripartendo dalle persone, da ciò che sanno fare, dalle loro potenzialità, ragionando, elaborando un piano di impresa. Queste quindi sono le caratteristiche del microcredito. Non pensate di venire in fondazione, di ottenere un prestito e basta. Cioè, troverete uno staff di operatori che vi supporterà e vi accompagnerà nella realizzazione del progetto di impresa. Ma la fondazione nell'ultimo anno ha anche iniziato a lavorare a favore delle famiglie che vivono un disagio economico momentaneo, erogando prestiti attraverso l'Unicredit non superiori a 6.000 euro per delle esigenze abitative, per l'istruzione dei figli o comunque per progetti di vita o per esigenze di salute. Anche in questo caso gli uffici della fondazione sono a disposizione di tutti i cittadini residenti nei 15 comuni. E per il resto, cosa dirvi? L'importanza del microcredito ormai è stata riconosciuta anche a livello europeo. Io spero che questo territorio non lasci, non perda il treno importante della nuova programmazione. Personalmente ho partecipato a degli incontri a Roma in Commissione europea e tutta la programmazione 2014-2020 è costruita sul microcredito come strumento di sviluppo della piccola e media impresa. Se non si riparte dalla piccola e media impresa, sicuramente non usciremo mai dalla più grave crisi economica che penso chiunque di noi possa ricordare. Vi ringrazio. Grazie Sheila. Ecco, un po' l'idea era questa. Noi vorrei
spiegare ad alcuni che una campagna elettorale si fa per il futuro, per il presente e per il futuro. Noi l'abbiamo scritto nel nostro slogan, è tutta un'altra storia. Io lo so, qualcuno pensa questo, l'accordo, non accordo, è una lista civica, una coalizione civica. Purtroppo anche nella nostra città, come in tutta Italia, noi abbiamo lanciato le primarie, alcune forze non l'hanno raccolto e quindi è saltato tutto lo schieramento. Quindi lo schieramento è sui programmi e sui progetti. È un'altra storia questa. Questa è una storia per il presente e per il futuro. E io ringrazio tutti quelli che generosamente hanno rotto gli schemi del passato e pensano al futuro della nostra città rompendo schemi del passato. Nelle crisi ci si unisce, nelle crisi ci si mette insieme. E infatti il microcredito è uno degli strumenti che viene utilizzato per le persone che hanno difficoltà. Noi l'abbiamo utilizzato con le persone che non sono bancabili, che nessuno gli dà credito, come dice, che non hanno nessuna garanzia. Abbiamo già erogato, se non sbaglio, Sheila correggimi, circa 200, più di 250.000 euro di prestiti, ne sono rientrati 90.000. Ieri sera parlavo con un dirigente, un amico mio che conosce bene il comune. Per esempio con la Fondazione Microcredito e Sviluppo noi abbiamo messo 200.000 euro come fondo di garanzia e la Banca Agricola di Ragusa, che è qui vicina, ci eroga fino a 600.000 euro di prestiti per il microcredito. E penso che anche nel comune, ragionando anche un po' sulle finanze del comune, è possibile, se tu riesci a fare una politica economica oculata, creare un fondo di garanzia per incrementare questo strumento che potrebbe essere utilizzato non solo dalle famiglie, delle persone in difficoltà o dei giovani che devono fare nuove imprese, ma può essere utilizzato dai piccoli imprenditori, dai commercianti, dagli agricoltori, perché è liquidità senza lo schema delle banche. Poi ci rientrerò sui distretti produttivi e in questo senso vogliamo presentare un'esperienza di Gran Michele, mi pare che è l'unica di Gran Michele che ha avuto accesso a questo strumento. Fra le altre cose è una delle coordinatrici. Se qualcuno vuole avviare questo, vuole interessarsi e sapere come funziona e come avviarsi, deve rivolgersi a Concetta Coppoletta, che è anche beneficiaria di uno dei progetti di microcredito di questa fondazione del Calatino. E passo la parola a Concetta Coppoletta, che vi parlerà della sua esperienza diretta. Grazie, buongiorno a tutti. Sono, per chi non mi conosce, Maria Concetta Coppoletta, sì, una commercialista nonché un operatore di microcredito. Ringrazio Raffaele per avermi dato la possibilità oggi di descrivere quello che è il ruolo dell'operatore di microcredito all'interno della fondazione. Diciamo che l'operatore mette a disposizione la sua professionalità. Non sono la sola all'interno della fondazione. Insieme a me ci sono altre quattro persone che operano e che mettono a disposizione la loro professionalità. Quindi, oltre ad avere la commercialista, la fondazione ha anche come professionalità l'avvocato, la pedagogista, l'educatore e... ancora... Scusate l'emozione, si vede che non è il mio habitat naturale questo. E quindi diciamo che i beneficiari si trovano ad avere di fronte proprio delle vere e proprie professionalità. L'elemento fondamentale del microcredito è rappresentato dal gruppo, quindi i beneficiari non fanno altro che costituirsi in gruppi di 5 e vengono accompagnati sia dall'inizio, da quando presentano la loro idea progettuale, a quando proprio la realizzano, dall'operatore. Ma non solo, diciamo che ciò che fa la differenza è proprio la continuazione dell'accompagnare i beneficiari anche dopo aver preso il prestito, quindi fino alla restituzione completa del prestito.
Sì, in effetti posso portare la mia testimonianza non solo come operatore di microcredito, ma come effettiva beneficiaria. L'unica persona che a Gran Michele ha beneficiato del microcredito sono io, ma l'ho fatto proprio per dare una testimonianza a tutti i giovani che intendessero aprire un'attività e quindi avviare un'attività e non possono farlo col credito ordinario, di rivolgersi al microcredito, perché i tassi di interesse sono bassi, garanzie non bisogna presentarne, quindi il microcredito, anche se comunque non dà una somma esagerata, proprio perché micro rappresenta proprio un piccolo finanziamento, può dare l'input per lo startup di imprese. Quello che vogliamo effettivamente nel nostro paese è far sì che i giovani possano essere incoraggiati all'autoimprenditorialità, perché in realtà ciò che è lo sviluppo locale effettivo di un paese è proprio iniziare col mettersi in proprio e non aspettare mai che la manna dal cielo cada per poter avviare o comunque realizzarsi professionalmente. Grazie. Grazie, buona giornata a tutti. Grazie. Concetta, mi fa pensare uno slogan che io dico sempre. Il mio mestiere, lo dicevo stamattina a un amico, il mio mestiere è occuparmi di difficoltà, a partire dalle crisi estreme, costruire un cambiamento per un progetto nuovo. Io dico questo, lo dico a tutti noi, questa crisi è dura, difficile e non finirà facilmente, perché la cosa più grave che vedo io è che ognuno pensa che un giorno pioverà e risolveremo la crisi. Non è così. Questa crisi la risolveremo se ognuno di noi mette idee, progetti, si scommette, si mette insieme agli altri, rompa gli schemi, si mette insieme a quelli con cui non c'è stato prima, costruisce nuove opportunità, nuove possibilità, perché da questa crisi non ne usciremo con un cambiamento radicale. Questa è una delle crisi più gravi che noi, la nostra generazione, sta vivendo, proprio perché è insidiosa, proprio perché è lenta, e quando è insidiosa e lenta è difficile il cambiamento. Per questo dico, io non credo né alle persone che pensano mi ci metto mia e risolvo il problema, ma non penso, come dice, neanche ai grandi progetti. Ne abbiamo visti tanti, grandi progetti non risolvono i problemi. Quello che risolve i problemi sono i progetti, l'impegno ogni giorno costante nel fare impresa, nel portare avanti la propria impresa. Volevo solo aggiungere, rispetto a quello che hanno detto le amiche, che per esempio a Caltagirone alcuni hanno preso il microcredito e poi l'hanno continuato. C'è un signore che ha un negozio di ortofrutta che continua, ha avuto il primo credito e poi ne ha avuto un altro, c'è un gommista che ha avuto il primo credito e poi ha avuto un altro. Ecco, è uno strumento che dà fiducia. La cosa fondamentale è che oltre al denaro senza alto interesse è che c'è un'organizzazione, c'è un gruppo di lavoro, la fondazione che è dei comuni, che ti dà fiducia e sostegno. Io adesso passo la parola, quindi vi ringrazio intanto per il vostro intervento, passo la parola a Cristina Navarra. Io, Cristina, ho una grande speranza e fiducia per noi, per te, per Gran Michele, per il Calatino, per Caltagirone. Per me Cristina Navarra è una persona che si è impegnata per 10 anni nel mondo del volontariato, nel mondo dei servizi, e ha una visione dei servizi veramente lungimirante. Come sempre noi nei nostri territori, come dice, non siamo mai profeti in patria. Il modello che Cristina, io ho avuto l'onore di ogni tanto collaborare, dare qualche idea, è un modello che si sta affermando in tutta l'Italia, quello dell'assegno servizi, che adesso si chiama budget di salute. È un modello diverso di dare risposta alle famiglie che si trovano in grave difficoltà. Cristina ha un modello proprio di servizi a rete del comprensore. Io spero che se vinciamo a Gran Michele assieme possiamo portare dei progetti di cambiamento per il nostro territorio. Quindi ti ringrazio e ti passo la parola.
Buongiorno a tutti, intanto sono io che ringrazio Raffaele per avermi invitato. Ci tengo a dire che la mia presenza qui a Gran Michele è esclusivamente a titolo personale, proprio per testimoniare a Raffaele sentimenti di amicizia, una lunga amicizia decennale nel periodo in cui sono stata amministratore della città di Caltagirone, ma anche per testimoniargli la mia personale gratitudine. Io di professione faccio l'insegnante. 10 anni fa, quando ho iniziato il mio mandato amministrativo come assessore alle politiche sociali, avevo bisogno di punti di riferimento. Raffaele è stato un prezioso collaboratore, una persona che mi ha fatto crescere in cultura amministrativa, in modo particolare nel campo proprio delle politiche sociali. Io penso che l'elezione di un sindaco in un momento come questo sia veramente una grande responsabilità per una città, per una comunità, proprio perché il comune è il luogo, l'istituzione più vicina ai cittadini ed è il luogo territorialmente preposto perché i cittadini possono essere riconosciuti nei loro diritti fondamentali, diritti di cittadinanza, e perché questi diritti non soltanto possano essere riconosciuti, ma possano essere anche esercitati. Pertanto una città moderna, una comunità moderna, non può prescindere dall'avere al centro della sua politica proprio le politiche sociali. Le politiche sociali sono il termometro con cui si misura la modernità di una comunità, perché si passa anche attraverso le politiche, passa attraverso le politiche sociali anche un modello di sviluppo di città e di comunità. Moderna non è soltanto una città che è ben infrastrutturata, moderna non è soltanto una città che pensa esclusivamente allo sviluppo economico sganciato dall'inclusione sociale, dal recupero delle marginalità. Pertanto le politiche sociali sono il termometro con cui si misura e la modernità di una città e la qualità della vita di una città. Una città è vivibile quando tutti i cittadini sono messi nelle condizioni di poter esercitare pari opportunità, di poter esercitare gli stessi diritti, quando tutti, a tutti viene offerta proprio questa grossa opportunità, l'esercizio dei diritti di cittadinanza. Le politiche sociali non possono essere ancora ancorate a un modello assistenziale. Nell'emergenza non si risolve il problema. Le politiche sociali hanno bisogno di programma, hanno bisogno di organizzazione, hanno bisogno di un metodo, e in questi anni nel nostro territorio, attraverso i piani di zona, abbiamo sperimentato quanto siano importanti le logiche di territorio, quanto sia importante lavorare insieme, quanto sia importante creare rete tra i territori. Le politiche sociali non possono essere un costo per la città o per il territorio, ma devono diventare risorsa, e per poter diventare risorsa occorre superare le logiche emergenziali e concretamente pensare ad una progettazione dove le persone vengono promosse nella loro dignità come persone, attraverso servizi che, attraverso borse lavoro, attraverso sostegno alla genitorialità, attraverso il sostegno a vivere l'esperienza anche dell'impegno dello studio in maniera adeguata, possono appunto avere pari opportunità. Noi in questi anni abbiamo lavorato con il Comune di Gran Michele, così come
con tanti altri comuni che fanno parte del nostro distretto, ma ciò che verrà nei prossimi tempi imporrà ancora di più queste logiche di territorio, perché con la creazione dei liberi consorzi, quanto noi abbiamo sperimentato con le politiche sociali, si dovrà estendere a tutti gli altri ambiti. Allora noi crediamo in politiche sociali che promuovano l'inclusione, che promuovano la dignità della persona, ma per fare questo bisogna creare servizi qualificati, operatori qualificati, e il modello dell'assegno servizi è stato una testimonianza che può essere benissimo applicata anche in un territorio, in una comunità come Gran Michele. Noi crediamo nel welfare delle opportunità, dove ogni cittadino si sente protagonista del proprio impegno, della propria dignità. Recuperare le marginalità significa in un territorio creare qualità della vita, una qualità che va sostenuta attraverso non soltanto risorse economiche. Guardate, le politiche sociali spesso vengono viste esclusivamente come un costo, perché chiaramente i servizi costano. E invece, attraverso una logica diversa, ecco, secondo la logica del welfare delle opportunità, possono diventare invece risorse, perché ciò che oggi noi investiamo lo recuperiamo nel campo della prevenzione, nel campo anche di altre modalità di sostegno alle persone. Quindi io mi auguro che nel tempo, ecco, le politiche sociali possano diventare il cuore, la centralità nel programma di un'amministrazione, perché lì si vede quanto contano i cittadini, quanto contano le persone. Una politica che non è in grado di cambiare il destino delle persone non serve a nulla, e se l'istituzione più vicina, che è il comune, non riesce a testimoniare quanto valore bisogna dare al sostegno delle persone, soprattutto quelle più fragili, significa venire meno ad un impegno per cui esistono le istituzioni. Le istituzioni possono cambiare la vita delle persone nella misura in cui non fanno politica da salotto, ma fanno politica autentica che può effettivamente cambiare la vita di una comunità, la vita di una città. Grazie Cristina. Io vorrei concludere. Abbiamo cercato di spiegare come i servizi alle persone, il welfare, i servizi sociali possono diventare un'opportunità sia di risposta ai cittadini. E noi qui abbiamo delle piccole esperienze, l'abbiamo detto, il microcredito. Ah, per esempio in questa piazza, in questo momento ci sono persone che in questa città e a Caltagirone abbiamo avviato servizi di risposta, per esempio a chi ha problemi di salute mentale, e sono esperienze fra più avanzate d'Italia, solo che queste esperienze ancora sono troppo piccole, troppo minoritarie. Dobbiamo farle diventare esperienze diffuse, in cui i servizi sociali diventano una risposta efficace alle famiglie, alle persone che hanno difficoltà, quindi una politica dei servizi sociali e della sanità. L'ho detto la scorsa settimana, il nostro territorio trasformarlo in un laboratorio per esempio rispetto alla salute mentale, rispetto al volontariato, rispetto alle politiche dei servizi, rispetto alle politiche per esempio del protagonismo delle donne. Volevo fare una battuta sul protagonismo delle donne. Noi già abbiamo parlato, questo nostro percorso lo stiamo facendo insieme alle persone, già in questo spazio hanno già parlato 6 donne, che io ringrazio. Vorrei dire a tutte le persone, questo nostro progetto è qui, è in piazza, alla luce del sole. Vorrei invitare tutti i protagonisti, e lo so perché io sono una persona aperta e inclusivo, vorrei invitare tutti i protagonisti che si spenderanno in questa campagna elettorale di guardarsi accanto, di guardarsi attorno e di fare tutto bello alla luce del sole, chiaro,
perché questo è quello che serve alla nostra città. Lo dico perché questo può creare un clima anche tranquillo. Il 28 di aprile hanno possibilità di votare tutti i cittadini di Gran Michele, naturalmente chi condivide questa coalizione civica per lo sviluppo di Gran Michele. Le persone che non hanno accettato di fare le primarie dovrebbero chiedere ai loro con chi hanno scelto di stare, che non possono votare, hanno fatto questa scelta. Naturalmente io invito tutti e apprezzo chi invece ha una coerenza rispetto a questo atteggiamento. Naturalmente io invito tutti voi il 28 di aprile in questa piazza, che secondo me sarà una grande festa di popolo, perché verrà a votare un sacco di gente. Naturalmente io vi chiedo di votarmi. Volevo concludere sulla questione dei distretti produttivi. Doveva venire Federica Argentati, non ce l'ha fatto. Proprio l'altro ieri c'è stata un'iniziativa a Catania con il ministro delle politiche europee agricole e con l'assessore all'agricoltura di Palermo, e Federica Argentati ha parlato dei distretti produttivi e ha posto una serie di questioni sia allo Stato italiano sia alla regione che all'Europa. E a Federica Argentati è una donna come Sheila, come altri, che è una protagonista, è la direttrice del più grande distretto produttivo siciliano, che è distretto Agrumi di Sicilia, e che ha rivendicato e sollecitato questi i responsabili, sia del ministro che dell'assessore regionale, che secondo lei, che associa centinaia di imprese che lavorano nel settore agrumicolo, che è indispensabile per stare nei mercati di promuovere e sviluppare i distretti produttivi, perché i distretti produttivi mettono insieme la filiera, per esempio degli agrumi. È possibile attraverso i distretti accedere al credito in maniera dignitosa, senza essere strozzati dalle banche, fare promozione insieme, stare sui mercati insieme, fare formazione e, perché no, far nascere nuove imprese dai stessi distretti. Lo sapete dove è nato questo distretto? È nato qui a Gran Michele, è nato lì a Caltagirone, nell'area industriale, seduti insieme, eravamo lì a sognare il distretto produttivo. La regione ancora non le ha fatti, non le hanno promosse, non le hanno finanziato, eppure quel distretto produttivo Agrumi di Sicilia non solo è diventato, prima si chiamava Arancia Rossa, poi è diventato Agrumi di Sicilia, è il distretto più importante che esiste nella regione siciliana. È nato da una discussione così, fra me, come sono nate le altre progetti della Fondazione Microcredito e Sviluppo. Io dico questo, lo dico agli imprenditori di Gran Michele, perché Gran Michele è una città che vive di impresa, di microimpresa, di lavoro. Dobbiamo metterci insieme. Io mi ricordo quando me ne sono andato all'area industriale, avevamo costituito 4 distretti produttivi e c'erano 3.000 imprese che si erano associati in quella politica dei distretti. Poi non si è fatto più nulla. Lasciamo stare le responsabilità, siamo a questa crisi. Noi adesso dobbiamo pensare al futuro, e dico agli imprenditori: utilizziamo ai piccoli, alle piccole microimprese il microcredito, alle imprese, alle medie, alle imprese utilizziamo la logica dello stare insieme. La logica, lo so che il siciliano pensa sempre all'egoismo personale, e io penso che in questa campagna elettorale c'è un elemento forte di egoismo personale, c'è forte un egoismo che è messo in gioco, di egoismo personale, che è a prescindere i progetti, a prescindere le idee e a prescindere la città. Come dice, io vado avanti a prescindere. Io l'ho detto stamattina a un cittadino in piazza: noi abbiamo lavorato per costruire una coalizione che possa vincere l'elezione. Io sono per la democrazia, non sono convinto che un solo partito deve avere l'ambizione di governare. Io per esempio non condivido, apprezzo alcuni aspetti del Movimento 5 Stelle, ma non condivido l'idea che un solo partito
al potere, l'abbiamo vissuto, noi l'abbiamo superato, noi veniamo da questa tradizione. Io penso che lo sviluppo è la democrazia, lo sviluppo sono le alleanze, le discussioni, fatte alla luce del sole, fatte in maniera chiara, fatte con generosità e con trasparenza. Ecco, io ringrazio tutti voi che siete stati qui questa mattina, ringrazio le nostre amiche che hanno parlato, io adesso quando li sento parlare mi piace, perché poi gli dicevo parlate col cuore, parliamo col cuore, con generosità per la nostra città, e io dico sempre per la nostra città e per la nostra comunità, e per me la nostra città è Gran Michele, la nostra comunità è il Calatino, è il Calatino sul Disimeto, che insieme può affrontare tutte le questioni amministrative. Lo ripeto ancora una volta, tutte le questioni possono essere affrontate, ed è il senso anche di questa alleanza che abbiamo fatto. Se voi pensate, l'acqua, i rifiuti, il polo energetico, il turismo, l'agricoltura, come li possiamo affrontare? Insieme, con i comuni insieme, con i comuni che insieme alle imprese, all'associazione delle imprese e Agata, insieme al mondo rappresentativo dei lavoratori, possiamo portare avanti un nuovo progetto per la città di Gran Michele e per il Calatino. Grazie a tutti, potete continuare a seguirci tramite il mio blog Raffaele Barone WordPress, tramite Facebook. Vi ringrazio a tutti e ci vediamo nelle prossime settimane. Grazie, e spero che possiamo il 28 fare una bella festa in questa piazza. Can't get these memories.